Ciao ragazzi, eccoci pronti per iniziare un nuovo tutorial targato Big 3 Tech. Oggi andremo a scoprire come funziona il modulo relay versione 1.2. A quanti di noi sarà capitato di avviare una stampa e non avere la possibilità di essere sul posto nel momento in cui sarebbe finita per spegnere la stampante? Oltre al metodo classico di lasciare il compito alla cara mamma o alla propria moglie per spegnerla, esistono metodi più comodi. Nell'esempio di oggi andremo ad installare un relay che avrà proprio questo funzionamento, ossia, una volta conclusa la stampa, la scheda invierà un comando G-code che verrà poi tramutato in un segnale che permetterà di spegnere la stampante. Andiamo a vedere come installarlo, ma tutto questo dopo la sigla. Come prima cosa voglio farvi capire la connessione dei fili in dotazione. Ho preparato tutto il cablaggio dell'interruttore solo per farvi vedere e capire meglio senza farlo direttamente vicino alla stampante, altrimenti sarebbe stato tutto più confusionario. Ma voi non dovete fare tutto questo perché userete già i fili presenti nella vostra stampante. Ora vi spiego meglio. Allora, abbiamo tre connettori sulla scheda di cui useremo solo i primi due. Il primo è dedicato ai 5V, che andremo a collegare in un punto qualsiasi che eroga 5V nella scheda. Ci sono varie opzioni, come potete vedere dal pinout. Io oggi prendo come esempio la SKR 1.3, poi voi vi comportate di conseguenza con un altro tipo di scheda. Per questo lavoro possiamo sfruttare i pin degli endstop che sicuramente sono liberi. In questa foto di esempio potete vedere dove sono i pin a 5V. Io ho quasi esaurito tutti i miei pin liberi. Mi resta libero il connettore ZMAX ed è proprio qui che andrò ad installarlo, come nell'immagine di esempio. Nel secondo connettore abbiamo il segnale che dice alla stampante quando deve spegnersi. Useremo per questa uscita il TH1 nella nostra scheda. Per chi come me non usa il secondo estrusore dovrebbe avere questa uscita libera. Per SKR 1.3 e SKR 1.4 il discorso dei pin è identico, non cambia nulla. A livello di cablaggio cambierà solo il numero per il pin da cambiare nel firmware, che vedremo dopo. Per le SKR E3, al posto del TH1, che ne sono sprovviste, avendo un solo estrusore, possono usare l'uscita PC12, come da immagine. Unica accortezza nella fase di collegamento che bisogna avere è per i connettori in dotazione, che vanno collegati alla scheda SKR. Questi hanno i fili inversi, e quindi fate bene attenzione quando inserite i poli nel verso giusto. E andiamo a installare il cavo facendo molta attenzione a rispettare i poli, dal modulo alla scheda. In questo caso il produttore non ci aiuta molto, anzi è molto confusionaria questa fase. Ci vengono spediti dei cavi, nel mio caso molto corti, visto che ho deciso di tenere il modulo lontano dalla portata dei bambini, inserendolo nel vano chiuso della mia stampante. Ricordate che in questo modulo gira la 220 V. Fate molta attenzione. Infatti ho provveduto a recuperare dei cavi da dei vecchi caricatori di telefono che ho usato per creare una prolunga. Quelli in dotazione sono circa 10 cm e sono predisposti al contrario, nel senso che da un lato avete il connettore obbligato rosso e nero e dall'altro diventa nero e rosso. Questo fa sì che in fase di installazione si potrebbero invertire i poli e come risultato potremmo avere che la stampante dopo circa 10 secondi che viene accesa si spegne in automatico. Questo è dato dal relay, che ha bisogno di un segnale alto per non aprirsi. Scambiando i connettori in automatico mettiamo un segnale sempre basso e questo fa sì che il relay non sia eccitato e apre il circuito spegnendo la stampante. I connettori forniti non si adattano bene alla scheda SKR. La misura da usare è GST-X-H.254, sono quelli giusti, oppure potete usare un semplice DuPont. Andiamo poi ad inserire un ponticello, come da immagine. Questo è il compito di segnalare i cortocircuiti. Il ponticello non è presente nel kit. Non tutti potrebbero averlo in casa, e questa è una piccola svista dell'azienda che si perde in un bicchiere d'acqua per un misero ponticello. Potete, a vostro piacimento, inserire un pulsante nei pin in basso dei 5V RST. Questo servirà nel momento in cui la stampante si spegnerà con il G-code impostato, o tramite il nostro comando, come da LCD. E noi tramite questo pulsante potremo riarmare il relay e accendere di nuovo la stampante senza agire sull'interruttore principale. Io l'ho inserito perché mi sembra abbastanza utile, poi creerò un supporto per fissarlo alla stampante. Se non avete a disposizione un pulsante potete riciclare, come nel mio caso, un pulsante di reset di un vecchio PC, oppure usare un endstop come da immagine. Poi abbiamo tre connettori con le posizioni segnate in 1, 2 e 3.
Per farvi capire meglio il cablaggio ho preferito simularne uno, invece che infilarmi dentro il vano della stampante e confondere ancora di più le idee. Voi avete i fili della fase e del neutro collegati direttamente all'alimentatore. La fase è il cavo elettrico che permette il passaggio di corrente elettrica ed è possibile identificarla con uno dei seguenti colori, nero, marrone o grigio. Negli impianti, per legge, il neutro deve obbligatoriamente essere colorato di blu o una tonalità di azzurro celeste. Ci sono dei casi come il mio interruttore comprato in Cina, dove risulta difficile distinguere i fili, che sono dello stesso colore. Dovrebbero comunque essere stampate le sigle L per il conduttore di fase ed N per il conduttore di neutro sopra il vostro interruttore nella parte posteriore. Ma comunque sia, ritrovate le voci stampate sull'alimentatore stesso. Quello che dobbiamo fare è semplicemente passare due cavi di alimentazione che ora vanno dall'interruttore all'alimentatore e passarli nel modulo come da foto. Quindi ricapitoliamo, abbiamo L e N che vanno all'alimentatore e N e L che vengono dall'interruttore. Niente di più facile. E in comune abbiamo il neutro e il negativo che vanno nel 2. Punto, finito. Una volta effettuata l'installazione fisica del modulo, dobbiamo passare alla parte firmware. Quindi passiamo alla compilazione in Visual Studio. In configuration.h con il pulsante trova in modifica cerchiamo power. Intorno alla riga 324 attiviamo la voce define psu control eliminando le barre trasversali e facciamo lo stesso anche con la voce poco sotto define psu name power supply. Nella riga ancora più giù in define psu active hide passiamo la voce da false a true. Qui invertiamo la sua logica. Bene, ora passiamo a configurare il pin per il segnale dello spegnimento. Quindi, come abbiamo visto nel video del sensore del filamento, per modificare i pin ci rechiamo nella loro cartella in SRC, poi Pins e poi LPC1768 e infine cerchiamo la scheda che nel mio esempio è una SKR1.3. Vi ricordo sempre che i pin dovete ricercarli sempre nella sezione del microcontrollore che è integrato nella scheda. Esempio per una E3 dovete andare nella STM32 e cercare la vostra scheda, per la 1.4 Turbo in LPC1769. Una volta aperta la scheda ci rechiamo nella riga che vedete nel video, qui dove dice servo pin, e inseriamo cancelletto define PS on pin P025, poco sotto la voce ENDIF. Bene, abbiamo finito. Come sempre andiamo a verificare tramite build se ci sono errori e compiliamo il firmware. Ricordate come detto in precedenza che per la SKR1.4 il pin cambia valore e diventa 0.23 e per la E3 diventa PC12 se seguite la mia installazione. Per chi monta su E3 potreste riscontrare un problema con questo modulo, dipende da che versione di Marlin usate. Io non ho testato sulla E3 per mancanza di tempo, ma vi lascio in descrizione una pagina dove si parla di questo errore con la soluzione annessa. Ora non ci resta solo che modificare il nostro ngcode per inserire il comando che spegnerà la stampante. Quindi, esempio in cura, andiamo in impostazioni, stampante, gestione stampante, scegliamo quella che ci interessa nel caso ne abbiamo più di una, e poi impostazioni macchine. Sulla destra troveremo il nostro ngcode, scendiamo fino in basso e sotto il comando G90 andiamo ad inserire G4S120. Esempio, questo G-code aggiungerà la pausa di arresto della stampante dopo 120 secondi, ossia dopo 2 minuti, seguito da un M81 che spegnerà la stampante. Invece, nel caso vogliamo che la stampante non si spenga con un tempo predefinito, ma invece ad una determinata temperatura, dobbiamo inserire il comando M109R50. Questo fa sì che imposta la temperatura dell'ugello a 50 gradi e attende fino al raggiungimento. Poi, seguito da un M81, spegne la stampante. Arrivata alla temperatura desiderata, la stampante si spegnerà in automatico.
Il comando M109 è un comando che imposta facoltativamente una nuova temperatura di fine caldo e attende il raggiungimento della temperatura di destinazione prima di procedere. Se la temperatura è impostata su S, M109 attende solo durante il riscaldamento del valore impostato. Se la temperatura è impostata con R, come nel nostro caso, M109 attende che la temperatura scenda al valore impostato. Ecco un esempio di end G-code da poter usare. Se siete approdati in questo canale è perché siete appassionati di stampa 3D e volete esplorare il vasto mondo dei firmware per le vostre stampanti. Allora lasciate che vi presenti il mio ultimo libro, il Firmware Marlin edizione Gold. Questo libro è una guida completa e accessibile su come compilare un firmware personalizzato per la vostra stampante 3D. Approfondendo gli argomenti in modo chiaro e conciso, il libro permetterà di padroneggiare il firmware delle vostre stampanti. Ho cercato in 5 pagine di semplificare i concetti complessi associati al firmware per renderli accessibili a tutti, anche a coloro che sono nuovi nel campo della stampa 3D. Ogni argomento è spiegato in modo chiaro ed è accompagnato da esempi pratici, illustrazioni dettagliate e istruzioni passo passo. Sarà come avere un esperto accanto a voi, pronto a guidarvi nel processo di compilazione del firmware, ogni giorno che ne abbiate bisogno. Ad ogni lezione poi sono associati alcuni video che potrai trovare sul mio canale. Non perdere l'occasione di studiare e approfondire la tua cultura su questo argomento. Trovi il link in descrizione per acquistarlo.